Buongiorno a tutti amici della libreria di Mano in Mano, bentornati all'appuntamento dedicato ai consigli di lettura, tutti da ascoltare su Radio Orson. Io sono Raffaella. Oggi mi piacerebbe consigliarvi un libro che si chiama La Variante di Lüneburg, scritto da Paolo Maurensig. Questo romanzo è l'esordio narrativo di questo scrittore, esce per la prima volta nel 1993 e ha ricevuto diversi premi, diversi riconoscimenti. È sostanzialmente un libro giallo perché c'è un mistero da svelare. C'è stata la morte di un ricco imprenditore tedesco e non si sa se è un omicidio, se è un suicidio, se è un'esecuzione. Noi lettori dobbiamo ricostruire pezzo dopo pezzo il puzzle. Il racconto si svolge in flashback e quindi piano piano in qualche modo troviamo gli indizi che ci portano alla verità. Sullo sfondo c'è sempre un grande protagonista in questa vicenda, che è il gioco degli scacchi. E io ho trovato molto affascinante questa analogia che fa lo scrittore tra il gioco della vita e il gioco degli scacchi. Nel trovare il proprio alter ego, il proprio avversario nel gioco degli scacchi e trovarlo anche nella vita reale. I protagonisti della vicenda narrativa vivono questo sport in maniera ossessiva, in maniera totalizzante, e in qualche modo non riusciranno a slegare il loro essere giocatori dalla vita reale. Un grande maestro del gioco degli scacchi, Kasparov, disse una volta: "Gli scacchi sono lo sport più violento che esista." Questo romanzo conferma la tesi, asciutto, lucido, teso. Ci fa anche scoprire un grande scrittore che è Paolo Maurensig. Vi leggo una parte, a pagina 67, in cui si racconta proprio la prima volta che il protagonista, la voce narrante, gioca a scacchi e da subito intuiamo che questo non sarà un semplice gioco. Il tempo che meditai sulla mossa da fare si staccò dolcemente dal tempo reale. Non ebbe più nulla a che vedere con il computo dei minuti, con lo scandire delle ore, con il ticchettio degli orologi e il logorio dei meccanismi, poiché era puro presente, una navicella proiettata alla velocità della luce. E quanto poco contava allora se il resto, la Terra stessa, il pianeta che avevo lasciato, continuava chissà dove, a consumare velocemente i suoi secoli. Ogni scelta implica di per sé l'abbandono di tutte le altre alternative. Se non fossimo costretti a scegliere, saremmo immortali. E a questa regola dovetti infine sottostare anche io. Quella successione di attimi intercorsi dal momento della mia decisione all'esecuzione materiale della mossa sulla scacchiera, posso vederli ancora, fotogrammi in trasparenza, precipitarsi verso una conclusione preannunciata, come certi sogni che ribaltando causa ed effetto si concludono con un fatto reale che determina il nostro risveglio. Ecco dunque materializzarsi la mia mano e sotto l'impulso di una costellazione di neuroni, posta presumibilmente in un punto dell'emisfero destro del mio cervello, eccola spostarsi verso un certo pezzo. Ricordo come fosse ora quella testa di cavallo reclinata all'indietro, quasi nell'atto di imbizzarrirsi, per toglierlo dalla casella in cui stava e collocarlo in un'attigua. Tutta la mia vita, gli accadimenti piccoli e grandi, le gioie e le afflizioni susseguitesi in essa, tutto galleggia come sopra una sorta di stagnante e nebulosa superficie, dove non sempre le cose stanno nel punto in cui si rivolge loro lo sguardo, dove nulla è chiaro o conseguente o logico o semplicemente collegato ad altre cose, dove nulla ha confini precisamente delineati o forme completamente percettibili, nulla, eccetto quella posizione degli scacchi che arde ancora nella mia memoria di luce propria. E mi appare come immagino sia apparso e rimasto impresso a Mosè il roveto in fiamme. Avevo sollevato il cavallo, dunque,
fino a quando lo tenni sospeso a mezz'aria, non accadde niente, che la mia scelta non era ancora fatta e quella figura avrei potuto collocarla anche altrove. Avevo infatti almeno altre due possibilità. Ma quando infine la depositai in quella casa fatale, ne restai folgorato. Intendo dire letteralmente folgorato. Dalla testa argentea di quel cavallo, infatti, attraverso il braccio e fino a tutto il resto del corpo, si trasmise quella che mi sembrò una terribile scossa elettrica, che mi fece balzare in piedi con un urlo, rovesciando la sedia sul pavimento. Ho scelto di leggervi questo breve passo perché è un punto piuttosto importante nello svolgimento della storia, non solo al fine narrativo, proprio perché ci fa comprendere questa interessante sovrapposizione che fa Mauro Enzig con la partita degli scacchi, che è un gioco che presuppone la scelta, una scelta ragionata, e la vita reale. Qualsiasi nostra scelta determina un percorso, determina una soluzione, determina o no uno scacco matto. Libro davvero consigliato, come anche tutti gli altri di Mauro Enzig. Se vi capita, un altro scritto bellissimo di questo autore è Canone Inverso, di cui abbiamo preparato già un video consiglio di lettura. Spero di avervi incuriosito, vi do appuntamento al prossimo consiglio di lettura. Nel frattempo, come sempre, vi auguro tante appassionanti letture. Grazie di averci ascoltato, a presto!